Buongiorno e bentrovati a Swim Biz, al nostro salotto acquatico. Oggi abbiamo con noi Andrea Di Nino, buongiorno. Buongiorno a te, a Swim Biz, a tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento. Senti, tu sei il fenomeno non da baraccone del nuoto italiano. Beh, il nuoto internazionale. Ti ringrazio, parole forse fin troppo grandi. No, è la verità, perché insomma tu sei stato convocato adesso alla nazionale russa. Sì. Ti sei organizzato insomma una squadra, Leni Kavic, Leni Russi, insomma un fenomeno tutto nazionale ma transnazionale. Sì, bravo, nazionale nel senso che per me comunque è fondamentale il concetto di italianità, tutto lo staff è italiano, Matteo Giunta preparatore, Marco Sarti team manager, Santoni Di Giulio dirigenti, tutti italiani, non ci sono stranieri, però gli atleti sono tutti stranieri ed è stata una scelta all'inizio forse più culturale che tecnica, cioè proprio il volere imparare da culture diverse come persona. Certo, però è un livello, cioè penso che tu, certo, adesso, cioè l'elite mondiale del nuoto, diciamo che in progressione siamo partiti da atleti leggermente inferiore, per quanto Gabriel Mangabeira, quarta alle Olimpiadi, non era un atleta inferiore, fino ad arrivare adesso a una fascia sicuramente molto alta con i russi, come dicevi tu, e Milan Chavich. Senti, perché non ci sono atleti azzurri nel tuo gruppo? Ma non è che ci sia stata, guarda, è la motivazione quella che si diceva prima, Cristian, cioè non ci sono motivazioni recondite. Io volevo imparare, era come vivere all'estero avendo gli stranieri in Italia, mettiamola proprio così. Sì. Quindi avere vicino a me russi, venezuelani, abbiamo avuto un'australiana, africani, Jason Danford, americani, per me è stato proprio un modo di vivere all'estero in 3 anni, stando poi molto tempo in Italia, tranne che adesso siamo a Belgrado, imparando culture diverse. Quindi è stata una scelta prettamente mia, filosofica, che poi forse per l'atleta italiano sia tuttora complicato il sistema che abbiamo noi in ADN. Sì. Questo forse è vero, cioè forse probabilmente difficile, ecco un Rosolino forse era in avanti già 10 anni fa su questa cosa, però l'atleta che si sposta, va in un club di professionisti a sue spese, forse ancora in Italia è un po' da divenire. Senti, voi avete come base vostra natatoria a Belgrado. Adesso sì. Perché avete scelto la Serbia? Ma perché abbiamo l'atleta più forte del nuoto serbo, avevamo la necessità di avere il meglio che potessimo trovare, chiamiamolo sul mercato. Abbiamo il coraggio, l'incoscienza di poterci spostare per i ragazzi, quella era la piscina che in questo momento è secondo noi come complesso il migliore e quindi siamo andati a Belgrado. Senti, invece siete passati qui per prendere l'aria calda di Ostia? No, qua siamo stati per fortuna invitati, al di là del piacere di tornare in Italia per me, ma siamo stati invitati dalla federazione, c'è la volontà di cooperare già ormai da un po' di mesi con un progetto che possa in qualche modo aiutare soprattutto i delfinisti italiani, con Andrea Palloni come responsabile. E per cercare di fare in modo che la staffetta mista italiana, che già per il 75% è fortissima, se noi gli possiamo dare un qualcosina con i nostri delfinisti che possa aiutare soprattutto i giovani delfinisti italiani, per me è un onore, è un piacere, e chissà che un giorno io non possa dire ma forse quel decimo in meno in virata lo fa perché si è allenato insieme a noi e magari un giorno, lascio dire a me, magari ti ritroviamo in nazionale con un ruolo anche di livello, visto che ormai sei così internazionale, che parli così bene l'inglese, anzi parli tutte le lingue, perché pure con i russi sta, quindi insomma mi pare che ma io per me partire dalla realtà di paese come sono partito io nel 2000 ed arrivare comunque al privilegio di poter lavorare qua con la Federazione Italiana Nuoto ospite loro, portando comunque un approccio che può essere giusto o sbagliato, il mio di lavoro, è già comunque un grande step, quindi a me già va bene così, cioè cooperare con Andrea Palloni adesso qui, poi oggi ci sarà anche Sergio Pasquali, cioè con allenatori che comunque hanno un grande passato, certo, un bel presente, è molto stimolante. Senti, si stanno avvicinando gli europei, tu arriverai con Santa Madre Russia, sì, in vasca, ma un colpo d'occhio ai nostri ce l'hai sicuramente. Ma, ci saranno delle sorprese, tu stai mettendo sotto la lente ingrandimento ma qualcuno? Ma guarda, se pare a livello internazionale prima, io penso che la Polonia per ovvi motivi parteciperà molto bene, ad esempio noi Delfino ci abbiamo vice campione del mondo e quindi è un atleta sicuramente molto pericoloso, siamo anche sullo stile che sarebbe Cornel Černiak. Al di là di questi, molte nazioni vengono, come sai, con le seconde file, tipo la Francia. Io a livello italiano ho visto a Viareggio già una crescita nelle prestazioni rispetto ad esempio a quello che succedeva 15 giorni prima. Quindi io penso che i nomi su cui contare sempre, cioè Luca Dotto, questi atleti ci sono e ci saranno, formeranno bene. E qualche news, perché qui si allena un certo, non so se te l'hanno detto, Rocco Potenza. Ma io ho visto, che guarda, ne dici? Posso dire una cosa, quando Rocco Potenza ha finito il riscaldamento noi siamo usciti più o meno. Nel senso, lui è un'esagerazione, però è così grosso il volume che fa, ed è giusto che sia così perché è un fondista, ed è giusto che quindi abbia dei volumi importanti, che per me è impressionante perché io sono abituato ad allenare velocisti, quindi è tutta un'altra tipologia di lavoro. Questi sono ragazzi che sono, quello che vedo io, sono molto motivati, c'è un ottimo gruppo, io sono qua da pochi giorni, li vedo solo stare insieme a cena, a pranzo, però li vedo sempre insieme, questo secondo me è uno dei segreti, oltre che la bravura del tecnico che li segue e la struttura che li ospita, che è sicuramente eccezionale. Cioè, magari che ce ne fossero più di una così in tutta Italia. Sei stato molto gentile, noi ti ringraziamo. Io ti do una piccola cosa,
forse di misura un po' a Swim Bizza, a Swim Bizza, sì, perché per Christian eccoli. Forse è un po' troppo grande, perché un XL, grazie, ma i nostri atleti sono un po' grandi, però è un in bocca al lupo per voi con questa bella iniziativa, vi seguiamo da Belgrado. Sei molto gentile, in bocca al lupo per le prossime. E anche noi e tutto quanto il popolo di Swim Bizza ti ringrazia. Grazie a voi. Ciao, grazie alla prossima. Ciao. Alla prossima.